Two is many che one. Diceva quello. Si è moltiplicato durante le vacanze di Natale. Esatto. Beh, perché ha mangiato tanto panettone, quindi è giusto. Esatto. Ma poi inorgoglito, diciamo così, dal riscontro che ha avuto presso i nostri follower, come ti piace chiamarli, si è moltiplicato per due. E quindi, se non vi ricordate come funziona questo oggetto, andate subito a rivedere il vecchio video, perché noi lo stiamo provando in modalità stereo. E si vede, ma all'interno di ciascuno dei due c'è... Che vuoi dire? Giulio? Voglio dire che questo, precedentemente avevamo detto che l'avevamo fatto funzionare in modalità stereofonica. Stereofonica. E adesso la... Ognuno dei due fa un canale. Esattamente. Quindi in modalità mono. Mono. E XLR in questo caso. E dal punto di vista della potenza disponibile è... Più che raddoppiata. Più che raddoppiata. E quindi, siccome l'altra volta avevamo visto che era fantastico, ma era un pochettino esangue, diciamo. Come diciamo adesso, almeno 10 watt per canale, vale almeno, se non di più. Perfetto. E poi durante la prova vi parleremo anche di una interessante chicchettina. Ma solo se sottoscrivete. Solo se sottoscrivete, ecco. E attenzione, campanella oltre a sottoscrivere. Campanella e sottoscrivere. Vabbè. A tra poco. Allora, cari amici, io vi devo raccontare una storia. Oggi Giulio è particolarmente contento perché ha ricevuto la sua nuova fotocamera / videocamera della Nikon e nell'arco di 2 o 3 minuti siamo riusciti anche è riuscito a metterla in funzione ed ha scoperto che è touchscreen. Assolutamente sì. Giusto? Poi che sia, come dire, realmente andata bene questa operazione lo capiremo in sede di montaggio, quindi se questa volta vedrete un solo contributo di telecamera, ecco, vuol dire che qualcosa non ha funzionato, ma comunque per ora va bene, sì. Dai, va bene. Allora, perché siamo di nuovo qui con questi due gemellini uguali? Dimmelo tu, Giancarlo, perché sei il vero promoter. Perché ci piaceva già uno, che è un AK Audio Camp Amplifier. Ma io dove sono appoggiato? E quanto sono felice! Sei appoggiato sulle Marten. Sulle mie Marten. Dopo 6 mesi di... Sì, era settembre che sono state messe... Beh, però per... Quanto? Questo perché, Giulio, sono passate tante casse da noi che abbiamo fatto conoscere i nostri follower. Esatto, però io quando... Adesso torna il nostro riferimento. Bene, esatto. Va bene, quindi ho una per ogni cassa, un amplificatore per ogni cassa, perché così otteniamo una potenza più che raddoppiata, in questo caso con un collegamento XLR al Musical Fidelity M6X DAC, e quindi siamo qua. Allora, chi vuole sapere la storia dell'Amp Camp, magari può andarsi a... In estrema sintesi. In estrema sintesi, prego. Allora, questo è un amplificatore che nasce per essere venduto, anzi viene venduto in kit. Il kit è un kit particolarmente ben fatto, particolarmente semplice da costruire, perché si trattava sostanzialmente di una, come posso dire, esperimento didattico. Quindi è una roba che con un pomeriggio lo si monta, facendo le cosine fatte per bene. Il cabinet, che vedete bellissimo, è realizzato in Italia dalla Hi-Fi 2000, quindi quando si compra il kit si ha non il kit, quello che poi lo devi avvitare sui pezzi di legno, quelle cose, no, hai un prodotto finito assolutamente perfetto. La cosa interessante è che, oltre a suonare particolarmente bene, può suonarne uno solo in versione stereofonica, oppure uno ne può realizzare due e farli funzionare uno per canale, come in questo caso, con potenza più che raddoppiata. Chi poi ha le casse B-Wiring se ne può comprare 4 e quindi fare un amplificatore per via. Ecco. Proprio. Anche perché parliamo di 350 euro, sì, parliamo di comprensivo di contenitore e di alimentatore. Quindi esatto, non è che stiamo parlando di cifre assurde. Bene. Bene, no, anche perché ci siamo tornati solo perché evidentemente ha avuto un certo gradimento. Un forte gradimento. Insomma, in molti hanno guardato il video precedente, quindi ci faceva piacere completarlo anche con questa. Una piccola chicchetta che adesso non possiamo far vedere, ma sulla quale stiamo lavorando, è un... ma abbiamo fatto il video sullo smontaggio, diciamo, sulla parte tecnica, è un alimentatore lineare che sta realizzando Hi-Fi 2000
con Federico Morini e che ci hanno dato il compito di ascoltarlo per vedere che differenza c'era. Poi lo diremo in fase di ascolto, mi sembra che le differenze sono mostruose tra un alimentatore switching e uno lineare, però nell'intento di Nelson Pass c'era quello di fare un amplificatore semplicissimo che non desse nessun pericolo a chi lo costruiva, quindi un alimentatore da computer, diciamo, non crea nessun problema. È chiaro che un alimentatore lineare c'ha altre difficoltà. Vogliamo ascoltarlo? Allora sì, io direi che tanto dal punto di vista del smontaggio non ne parliamo questa volta perché ne abbiamo parlato già in precedenza. A seguire a questa descrizione vedete qualche immagine di questo alimentatore e quindi passiamo direttamente all'ascolto. Allora Giancarlo, questo è l'alimentatore specifico per il pass, il kit del pass H, e che è stato realizzato da te. Questo è un progetto di Federico Morini che ha disegnato lo schema elettrico, mi ha mandato un po' di componenti, vedo gli occhiali se non piacciono, esatto. Un po' di componenti e io poi ho comprato da Leroy Merlin per 2 euro un pezzetto di legno e l'ho montato sul pezzo di legno e procurandomi anche una lente di raffreddamento che sarebbe stata fatta per un altro tipo di transistor in modo da cominciare a vedere che cosa succedeva. Si fa così normalmente quando si vuole cominciare a provare uno schema, si realizza e poi si monta sul legno in modo che sia più facile poi fare le eventuali modifiche. Questo l'ho appena finito di montare sul legno e ora con Giulio lo ascoltiamo. Dopo aver fatto vedere in questa inquadratura l'interno del nostro studio di registrazione, che poi, diciamolo, è una palestra. È una palestra. Oh! Allora, è anche una palestra. Ma veniamo, molto più interessante della palestra, a questo oggetto. Esatto. Quindi, questo è un transistor della serie TIP, quindi piuttosto comune. Lo schema è una esecuzione piuttosto geniale di Federico, condensatori di filtro molto più che abbondanti. È interessante vedere come c'è una spaventosa differenza di spazio tra un alimentatore switching da computer che tutti conosciamo piccolo piccolo e invece una realizzazione completamente fra virgolette analogica. Grosso trasformatore di alimentazione, questo è il ponte raddrizzatore, anch'esso piuttosto grande. E poi due uscite, ne utilizzeremo una sola con in parallelo un LED che serve per vedere se è fondamentalmente acceso. Quindi poi in sala d'ascolto faremo la differenza fra questo e l'alimentatore switching per far apprezzare ai nostri follower le differenze tra un alimentatore lineare e un alimentatore a impulsi. Mi pare tutto estremamente chiaro. La dissipazione termica di questo unico transistorone suppongo che sia abbastanza elevata da richiedere, diciamo, da necessitare di questo amplissimo dissipatore. Caro Giulio, era quello che c'avevo in laboratorio. La domanda te l'ho fatta ad arte, quindi non è necessario un dissipatore così gigantesco, no. È che tu ce l'avevi a disposizione e quindi lo hai utilizzato. Sì, però comunque ne serve uno, insomma, relativamente grande perché l'alimentazione, cioè l'assorbimento è 6 ampere su 24 volt, un po' di dissipazione serve per il transistor, anche perché possiamo far vedere come il trasformatore sia da 29 volt, ok? Lo giro 29 volt, ok? Sì. Poi subisce una certa moltiplicazione perché passa per il ponte raddrizzatore, sì. Per cui il transistor si trova a dissipare quella certa energia che c'è dai 31-32 volt che ha in ingresso ai 24 volt che ha in uscita. È per quello che serve il dissipatore e serve grande, perché c'è proprio questo gap di tensione tra l'ingresso e l'uscita. Andiamocelo a sentire. Va bene. A dopo. Allora, il nostro amico Nelson cosa ha combinato di buono? Allora, il risultato di questa prova era evidentemente già scritto. Esatto. Il famoso 2 è meglio di 1. Di 1. Eh sì, perché obiettivamente
Non ci voleva, come posso dire, uno scienziato né l'oracolo per capire che un amplificatorino da 7 watt, certo, se lo metti in condizione di tirarne fuori 14 e lo moltiplichi per 2, cioè non è come dire compro due finali mono da 500 watt o un finale stereo da 500 per 2, insomma lì la differenza è più sfumata, qui è decisamente evidente, e tra l'altro parliamo di 700 euro circa per due, sì, quindi sì. Di una cifra assolutamente ragionevole. Assolutamente. Il suono è migliorato notevolmente, decisamente, molto più drive, molto più... Oh, però quello che secondo me va sottolineato, sì, è che non è radicalmente cambiato dal punto di vista del carattere, dell'estetica di suono. Tutt'altro. È rimasto quello, ma c'ha più muscoli. C'ha più muscoli. Ti permette un... Ora, è evidente che poi l'avere più muscoli in un momento in cui si rischia di andare in affanno, ad esempio il pieno orchestrale, dove è richiesta un po' più di erogazione, certo, l'altro tendeva, sì, ad anche, arrivarci... Anche le parti più basse della voce, sì, che quelle che hanno bisogno di più energia... In questa configurazione veramente erano belle, bellissime, sì, no, bellissime, veramente molto belle. E tra l'altro abbiamo ascoltato anche un singolo amplificatore con un alimentatore lineare. Non vogliamo aprire in questa sede e oggi la diatriba tra è meglio un alimentatore switching e un alimentatore lineare, ma posso affermare, Giulio, che io e te siamo per l'alimentatore lineare, senza dubbio. Allora, alla luce di quello che io ho sentito oggi, in questo caso specifico con l'H, parliamo di un H, perché poi questo alimentatore lineare di cui stiamo parlando è un prototipo, ve l'abbiamo mostrato, diciamo, esatto, nella sua veste prototipale. Purtroppo non disponevamo di due di questi alimentatori, esatto, quindi abbiamo dovuto fare la prova con il singolo H che faceva il lavoro dell'amplificatore stereo. Che cosa è successo? Che dal momento che è molto semplice, stacchi un connettore, riattacchi il connettore, quindi veramente era quasi un confronto a B, la cosa che ci ha colpito è che passando dall'alimentatore lineare allo switching era come se il castello di carte venisse giù. Cioè, mentre con quell'alimentatore prototipo avevamo una bolla di suono che si estendeva come dovrebbe estendersi al di là dei diffusori, davanti, ma soprattutto dietro, in profondità, nel momento in cui si è andata a rimettere l'alimentatore switching, si l'immagine è tutto compresso, fatto, pum, si è zippata, sì, si è proprio pum, la voce, ascoltavamo una bellissima traccia di Battiato che stava qui in alto, è scesa all'altezza dell'obiettivo della fotocamera, si è tutto schiacciato e si è tutto ristretto, sì. L'altra cosa era che alcuni strumenti, ho in mente degli archi, sono diventati più striduli. Più striduli, sì. Poi meno corposi, meno... Meno ricchi di armonici. Bravo, bravo. Non c'erano armoniche. Quindi questa prova di questi due finali stereo, adesso l'abbiamo fatta con due alimentatori switching perché avevamo quelli. Ci riserviamo, quando l'amico Bettazzoni di Hi-Fi 2000 e Federico Morini ci daranno... Il definitivo, due definitivi. Facciamo ci la prova e ci ritorniamo sopra, perché davvero due di questi amplificatori con due alimentatori lineari che credo che costeranno molto poco e parecchio meno dell'amplificatore, si fa un finale stereo in classe A da 15 watt più o meno, veramente bello. Sì. Va bene, ma questo, diciamo, torniamo ai pass. Chi di voi vuole e ha in mente di duplicarsi l'H perché per vedere l'effetto che fa un eccellente effetto. Sì, 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 fa un eccellente effetto, assolutamente. E, mi è rivenuto in mente quello che mi era venuto in mente in chiusura del video precedente. Quasi quasi me ne costruisco uno. Poi lo so che non lo farò perché non ho tempo, non ho poi dove metterlo e cosa fargli fare. Però vi assicuro che se lo ascoltate, questo oggettino così bello, ben rifinito e piccolino, che suona veramente, canta, la voglia ti viene. No, no, no.
Quindi fatevela venire, tornate autocostruttori o diventate autocostruttori, anche perché è semplice. Ci riesce Giulio. Assolutamente. Quindi subscribe, campanella. Mi raccomando, seguiteci, diffondete il verbo. E grazie, alla prossima.